Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere sono vestita da ufficio, sono appena rientrata. Volevo farvi vedere dei prodottini che ho preso da DM, da oggi lo chiamerò alla maniera tedesca, e raccontarvi cosa mi è successo. Inizio però a farvi vedere i prodotti. Allora, il primo prodotto che ho preso è questo bagno schiuma, anzi un doccia schiuma al profumo di ciliegia e legno di sandalo. L'ho pagato 1,49 euro, sono 300 ml di prodotto, è della Balea, quindi concept vegano. Il profumo, ragazzi, è favoloso. Non l'ho preso per me, sapete che io utilizzo il sapone e solo dopo essermi saponata al bagno schiuma, ma in questo momento sto usando il bagno schiuma della Nivea, il Good, mamma non ricordo, comunque un olio detergente. L'ho preso per mio marito perché a mio marito gli avevo preso un bagno schiuma sandalo e vetiver, quindi un pochino più maschile, e mi ha detto: ma non è che mi piace tanto, io preferivo quello di prima. E io prima invece usavo tutti quelli al muschio, ai fiori, e quindi ho detto: beh, questo ciliegia e sandalo potrebbe piacergli. In effetti il profumo è davvero un profumo fresco e molto buono. Poi, allora, ho preso questo shampoo scrub della Sunsilk One Minute Wow. Allora, io sapete che seguo altri canali e spesso mi lascio influenzare dalle loro opinioni perché mi fido. Su questo però non mi sono fatta influenzare, nel senso che Stefania, sempre lei, l'aveva recensito non proprio benissimo sul suo canale, non gli era piaciuto particolarmente, però mi ha incuriosita. C'erano due tipi di scrub, uno in un barattolo e costava 6,50 euro, e questo della Sunsilk che costava 2,70 euro. E alla fine ho deciso di prendere questo perché voglio prima provarlo, cioè voglio provare, siccome ultimamente credo di avere la cute un po' irritata perché mi prude la testa dopo un paio di giorni che non lavo i capelli. Io i capelli di solito li lavo ogni 3 giorni, 2 volte a settimana comunque, e ho detto: proviamo, vediamo se non è troppo aggressivo, visto che in questo momento sto passando questo periodo, oppure se magari traggo giovamento. Allora a quel punto investirò e comprerò quello nel barattolo che costava di più. Poi, allora, motivo per cui sono andata da DM è lui, è questo Lash Repair della Trendy Tap, è un prodotto idratante apposta per le ciglia che, a differenza di tanti altri prodotti idratanti, si applica con un pennellino come quello del mascara, vedete? E è un siero in realtà da notte, come avete visto è incolore, all'acido ialuronico, alla vitamina B5, all'olio di jojoba, insomma mi piaceva tantissimo visto il volantino. Perciò sono andata apposta per questo. Arrivo da DM, non c'è mai nessuno. Commessi missing. Io non sono una che chiede tanto i commessi, anzi alle volte magari mi disturba anche quando qualcuno viene e mi dice: signora, ha bisogno? Io dico: no, grazie, sto solo dando un'occhiata. Però credo che in queste drogherie, in questa grande distribuzione, debbano esserci. Comunque, giro, non trovo la commessa, vado alla cassa dove c'era la cassiera e gli dico: guarda, scusa, gli spiego, ho ricevuto la newsletter dove c'era scritto che avevate questo prodotto, e lei mi dice: guarda, c'è la collega. Boh, io torno indietro e dico: ma la collega non l'ho vista prima, magari ho guardato male io, sono una persona che si mette molto in discussione, la ricerco, non la trovo. Ritorno alla cassa e gli dico: guarda che la tua collega non c'è. E mi dice: ok, ok, finisco, e arrivo io, finisco, intanto c'era una fila chilometrica. Ritorno, faccio ancora un giretto, vedo sbucare dalla porta la collega, la fermo e gli dico e le spiego: ho ricevuto la newsletter, cerco questo prodotto. E lei mi dice: ma ti ricordi la marca?
dico, guarda, la marca non me la ricordo, però ho visto che in giro avete altri sieri ciglia, ma non hanno il pennellino da mascara, ma sono fatti o eyeliner o a siero. Io cercavo proprio quello col pennellino da mascara. Comunque, cerco la mail. Mi metto lì, cerco la mail, 5 minuti nel frattempo passano, perché forse non avevo ricevuto la mail, forse avevo ricevuto un'altra mail ed ero andata a esploderla e avevo visto il prodotto in questione. Comunque, gli dico, ma non avete qualcosa di questo genere? Lavori qua? Non glielo ho detto, però ho pensato, scusami, lavori qua? È possibile che tu non conosca se nel tuo negozio ci sia questo prodotto? Cioè, se non nel tuo, se nel negozio dove lavori ci sia questo prodotto? Boh, mi sembra assurdo. E va, quindi prende, va dalla collega che era in cassa, torna indietro e mi dice, no, guarda, quel prodotto non ce l'abbiamo. Vabbè, allora rifaccio il giro per decidere dei vari sieri ciglia quale acquistare. Casualmente nello stand della Trendy Tap l'ho trovato, ce n'erano tre. Arrivo alla cassa, lo pago e c'era la cassiera che aveva assistito a tutta questa cosa. Nel frattempo era tardissimo perché io ho un'ora di pausa pranzo, non ho 2 ore o 3 ore, e gli dico, alla fine l'ho trovato, guarda che è nello stand cosmetici della Trendy Tap, se mai qualcun altro te lo dovesse chiedere. Lei mi guarda e mi dice, mi scusi signora, ma lei non si è spiegata correttamente. Come? Scusami, ti ho detto, un siero idratante per le ciglia che non si applica come i sieri normali o come un eyeliner, ma che ha il pennellino da mascara. È l'unico prodotto che avete in negozio, sarò io quella che non si è spiegata bene? Boh, evidentemente sono io. Ma bando alle polemiche, ho fatto anche una storia su Instagram dove ho scritto, se voi durante la vostra giornata avete a che fare con persone competenti o incompetenti, in realtà ho messo incommentabili, per ora mi avete risposto che avete a che fare con persone competenti. Sono contenta, buon per voi, per me non è così. Comunque, lasciatemi sotto un commento, fatemi sapere voi se la vedete come me, cioè se quantomeno, anche se questa ragazza è lì per arrotondare, per magari sta studiando all'università e lo fa come mestiere così, tanto per farlo perché era davvero molto giovane, però comunque un minimo di, insomma, educazione, gentilezza. Io quello che mi hanno insegnato è che quando qualcuno non capisce, anche se tu ti sei spiegata meglio, al meglio, io dico sempre scusa, forse non mi sono spiegata, ma in questo caso proprio no, non lo concepisco. Vi faccio vedere un'altra cosina. Io ho partecipato alla Lega della banca per cui lavoro, ho partecipato al Fanta Sanremo, mi sono posizionata a 63esima e mi hanno dato il regalino. Allora, è questa maglietta. Purtroppo ho dovuto prendere una M, che era la taglia più piccola e che comunque è enorme, ma che tanto utilizzerò a casa, mi fa proprio da vestito, quindi quest'estate magari mentre sono a casa e faccio cose potrei utilizzarla. Carina, è carino, in realtà hanno premiato i primi 300 su 420 e i primi tre hanno regalato addirittura un weekend. Io non sono arrivata terza nonostante avessi scelto Mengoni, Mr. Rain, comunque mi sono posizionata a 60esima. Ora io vado e noi ci vediamo dopo. Ok, allora ragazzi, io ho finito di lavorare, oggi ho lavorato in smart, YouTube verità, sono completamente struccata con la faccia un po' così, un po' anche perché non sto passando un periodo proprio speciale, ho dei momenti di down pazzeschi e questo è uno di quei momenti, ma mi tiro su, insomma, continuo a fare cose che mi fanno stare bene, cerco di stare bene. Ultimamente sto provando a meditare, a spegnere il telefono prima di andare a dormire, ritornare a leggere, insomma, sto facendo qualcosa per tirarmi su. Allora, è l'ora di cena, è tardi in realtà perché sono le 19:35. Mi sto per mettere a cucinare qualcosa, sapete che noi il mercoledì, ma il lunedì, il mercoledì, il venerdì mangiamo sempre tardi perché i bambini hanno gli allenamenti, finiscono tardi e ceniamo tutti insieme.
Quindi, allora, sono andata a Lunes e come vedete lì dietro c'è un po' di roba che ho lasciato fuori perché avevo voglia di farmi le orecchiette alle cime di rapa che ho surgelate, però quando sono arrivata a Lunes, sono andata nella pasta fresca, ho visto una cosa che mi ha incuriosita tantissimo, la prendo. Allora, quello che mi ha incuriosita tantissimo è questa pasta ripiena gnocchi in realtà allo speck. Allora, sono un po' indiavolata perché loro hanno scritto gnocchi allo speck, invece poi dopo, perché io la cosa che ho guardato lì al momento sono le calorie che sono quelle che mi interessano. Di pasta fresca si possono mangiare senza sentirsi troppo in colpa 150 grammi, questa è una confezione da 350 grammi, io probabilmente la dividerò in due, farò 175-175, e quindi dicevo, ho controllato al momento solo le calorie e non gli ingredienti. Poi, arrivata a casa, sono andata a leggere gli ingredienti, perché mi interessano, forse non così tanto come le calorie, ma mi interessano, e ho letto che in realtà sono al 70% di purea di patate e al 21% il ripieno, di cui speck al 31% e il resto carne di suino, spezie. E se io non avessi voluto mangiare, è vero che lo speck è suino, ma se avessi voluto mangiare solo lo speck? Vabbè, comunque, li provo, vi faccio sapere come sono, vado a farli con delle zucchine e una crema di zucchine, perché insomma 175 sono un po' pochi, cioè vuol dire che mangerò metà, una decina forse di gnocchi, se va bene, quindi faccio con delle zucchine che fanno un po' di volume, con una crema di zucchine, perché a me con gli gnocchi piacciono le cose cremose, certo la morte loro sarebbe probabilmente una crema al gorgonzola, ma lasciamo perdere, e vi lascio il clip, ma tanto niente di particolare, però voglio ringraziarvi come al solito per aver passato il vostro tempo in mia compagnia, voglio salutarvi, se siete passati sul mio canale per caso non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, se non vi è piaciuto lasciate un dislike, lasciate un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ok, allora ho messo su le zucchine, le ho tagliate con la mandolina e in quattro perché come direbbe mio figlio zero sbatti, non avevo voglia. Adesso le sto facendo cuocere sul piano induzione senza oli, praticamente vado ad aggiungere, le faccio un po' rosolare di modo che prendano colore, poi vado ad aggiungere dell'acqua per farle ammorbidire. Questi qua invece ho notato, veramente ho comprato ad occhi chiusi perché non l'avevo letto, che si possono cucinare in pentola 2 minuti dopo l'affioramento, in padella per 4 minuti e anche nel microonde per 75 secondi. Io li farò in maniera tradizionale, però volevo segnalarvelo.